Estate, caldo torrido, voglia di pedalare in luoghi magari senza traffico, senza questa calura che ci accompagna. Quale location migliore se non il Trentino, la Val di Non? Oggi la mia direzione è Cles, dove pedalerò accompagnato da un ospite d'eccezione, un campione del mondo. Non vedo l'ora di scoprire con lui questi magnifici territori. Andiamo! Volkswagen. Ed eccoci amici di Endu, ci troviamo finalmente qui con il campione locale famosissimo. Sono particolarmente emozionato ed onorato perché mi trovo di fianco ad un campione del mondo, un vincitore di una Milano-Sanremo, due volte Coppa del Mondo e tante altre classiche, corridore fortissimo per le corse di un giorno, un fuoriclasse assoluto, da bambino l'ho visto vincere. Ciao Maurizio, Maurizio. Ciao, Paolo, buongiorno. Come stai? Dove mi porti oggi, Maurizio? Oggi partiamo da Cles, davanti al Palazzo Assessorile, che fu anche carcere. È da visitare perché è veramente bello, ma vi porterò in giro per quasi tutta la Valle di Non e andremo al Castel Tun, il castello simbolo della Valle di Non, per andare poi a San Romedio, questa chiesa su questa roccia che è veramente, veramente bella. Per poi andare alla Forciale di Brez, dove troveremo la vera salita della giornata. 82 chilometri, 2139 metri di dislivello, non è proprio una passeggiata. Non è una passeggiata e questa è solamente una parte della Val di Non, perché tutto il giro della Val di Non sono circa 140 chilometri con 3000 metri di dislivello. Vedo che sei in forma, ti alleni ancora ogni giorno. Aspettami, ti prego, abbi pietà di me. Tu farai da cicerone, io che sono un buon velocista, o sono stato un buon medio velocista, farò da ciuciarode, ti va bene? Va benissimo. Ok, andiamo? Allora Maurizio, grazie, intanto stai deliziando anima e corpo perché è veramente stupendo questo panorama. Val di Non, Cles, ha proprio una posizione centrale. La Val di Non è conosciuta per le mele, la coltivazione delle mele è una delle più grandi in Italia e quindi è poco conosciuta a livello turistico, però è una valle bellissima da fare in bicicletta da strada perché tutto il giro della Val di Non completo sono più di 100 chilometri. Parecchi mangia e bevi anche. più mangia che bevi. Grazie perché... che mi hai fatto solo fare bevi fino adesso. Più di 3000 metri di dislivello, si può dividere in due parti, ma è anche molto bella da visitare per i suoi castelli. Certo, ne vedo parecchi. Andremo al Castel Tun, che è quello più bello, più grande, ma c'è anche Castel Belasi, Castel Nanno, Castel Valer, Castel Corredo, tutti visitabili. Poi ci sono altri castelli come quello di Cles, che è una posizione strategica sopra il lago per le persone che vogliono venire a visitare, non sono degli sportivi. C'è molto molto da vedere. Quindi adatta allo slow tourism o bisogna essere Maurizio Fondest per salire a questi castelli? Adesso con le e-bike, le biciclette a pedalata assistita, si possono raggiungere tutti i castelli e anche l'alta montagna. Ho visto che ci sono anche dei laghetti su cui si può fare attività sportiva. Lago di Tovel. Particolare, no? Eh sì, il lago famoso di Tovel è una cosa che io ho nel cuore, dove molte mattine parto con la bicicletta, vado a fare il bagno e rientro a casa. Spettacolo! È un posto magico. Ma poi c'è il lago di Santa Giustina, che è un lago artificiale, è bellissimo da fare in canoa, perché ci sono dei canyon che entrano nella parte di verso fondo, è un canyon lunghissimo che poi a un certo punto si apre
e entri quando il lago è pieno con la canoa. E sono dei posti che sono da scoprire e la Val di Non ha un potenziale enorme sicuramente anche per questo. Avete un elisir magico qui secondo me, perché a parte Maurizio, tutti lo sappiamo che ti mantieni sempre in forma, ma questa mattina quando ci siamo trovati vedevo per il centro di Cles degli arzilli signori tutti in forma, ho detto ma qui avete un elisir magico. Maurizio, facendoti chiacchierare, grazie di tutte queste belle cose, sono riuscito nel mio intento di farti fare la salita verso il castello di Thun a ritmo ecosostenibile. Lo vedo là in lontananza, quindi no, ci siamo. La salita è dopo. Com'è dopo? Mi avete imbrogliato qua? Maurizio, avevi proprio ragione, quanta maestosità. È bellissimo da vicino, ancora più che da lontano, perché è veramente mastodontico. Era un castello della famiglia Thun, una delle famiglie più potenti feudali del tempo. È un castello fortificato, è stato acquisito nel 92 dalla provincia autonoma di Trento, è stato aperto nel 2010 e adesso è visitabile perché è completamente ristrutturato sia all'esterno che all'interno. Maurizio, che colpo d'occhio, questa che vediamo sotto è tutta la Val di Non? Cles è proprio là in fondo, abbiamo fatto Tuenno, abbiamo fatto Denno, siamo scesi nella parte bassa, stiamo adesso salendo per poi andare a San Romedio. E l'ultima salita è proprio dove ci sono le nuvole, dove si vedono quei prati, ecco là sarà la salita finale che andremo a percorrere. Andiamo oltre le nuvole quindi. Mi devo preoccupare? In mezzo alle nuvole, stai tranquillo. Il motivo per prendere queste due goccerelle d'acqua è di assoluto valore perché ci stiamo dirigendo verso l'eremo di San Romedio, bellissimo, come hanno fatto a costruirla in cima non lo so, è anche una leggenda particolare qui, no? Sì, qua ne vale la pena venire, e da San Zeno ci sono ancora un paio di chilometri, dove si può parcheggiare la macchina e poi salire a piedi, oppure un sentiero scavato nella roccia di 2 chilometri che porta all'eremo. C'è la leggenda perché qua all'eremo c'è l'orso nella gabbia. Nella gabbia siamo sicuri? Se vuoi entrare ti faccio entrare, conosco il custode. Proviamo, magari l'orso prende paura di me. E la leggenda dice che San Romedio è riuscito a domesticare l'orso e ci sono dei quadri con San Romedio e l'orso al guinzaglio sulla strada di Trento. Allora Maurizio, abbiamo scherzato salendo qui anche un po' per mitigare le pendenze della salita, ma eremo di San Romedio, 1000 anni di arte, di storia, di devozione. Veniamo avvolti da un'atmosfera magica.
E questo aeroma è costruito su uno sperone di roccia, veramente ci sono tantissimi scalini per arrivare in cima, ci sono 5 chiesette all'interno da vedere, da visitare, dove le persone che hanno avuto delle grazie o hanno avuto dei problemi e portano le loro foto. Mi sta venendo una certa sete, Maurizio, dove mi porti a dissetarmi? Non ti faccio mangiare le mele perché non sono pronte, però ti faccio assaggiare un buon vino nella cantina Laste Rosse. È il vino Groppello, che è famoso nella Valle di Non. Mi stai sempre più simpatico, Maurizio. Andiamo! Maurizio, ci siamo. Stiamo salendo ancora verso una bellissima meta. Da Meleti vedo qualche bel vigneto. Anche se tu mi hai detto, mi insegni che ci sono più meleti, però cambia un po' la vegetazione. Si vede questa roccia e qualche vigneto. Cosa mi dici a proposito di questo? Il Groppello c'è sempre stato, no? Un vitigno molto, molto antico che cresceva lungo le pendici del lago. Che il lago direi abbastanza recente da quando è stata fatta la diga, perché prima c'era solamente il torrente Noce che scorreva in fondo alla valle. In questa zona ci sono sempre stati i vigneti di Groppello. Adesso negli ultimi anni è stato ripreso e vinificato molto bene, perché prima era un vino che veniva prodotto dai contadini proprio di questa zona di intorno a Revò, contadini che avevano le mele, però avevano dei vigneti e si facevano il vino per bere in casa. Carattere forte, e direi che dopo tanta salita forse è arrivato il momento di dissetarci. Ciao, benvenuti. Buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno, siete venuti a conoscere i vini della Val di Non? Il Groppello? Che io conosco già, perché abito proprio a 3 km, ma sì? Angelo invece non lo conosce, quindi lo faremo assaggiare. Lo devo proprio assaggiare? Allora vi invito a entrare, prego. Andiamo. Noi siamo tra le 4 famiglie produttrici di Groppello, questo raro vitigno autoctono della Val di Non, e ve lo propongo in versione spumante. Questo qui è un Groppello, quindi un'uva rossa che viene vinificata in bianco e poi messa in bottiglia col metodo classico, quindi per noi una vendemmia 2016. Il Groppello era un vino che veniva sulle pendici del torrente Noce, che veniva coltivato solamente dai contadini per bere in casa. Ma da quando è che questo vino ha iniziato a essere veramente un vino di qualità? Direi negli anni 2000, ci abbiamo creduto in tanti, adesso forse mi ripeto sono solo 4, però l'abbiamo riscoperto e fatto in modo professionale, perché giusto lo facevano in casa e non c'erano quelle attenzioni in vigna e in cantina che fanno sì che fa qualità. Da lì è nato il Rosso Groppello, questo classico vino rosso, e poi lo spumante. Vi invito ad assaggiarlo con la mandorla, perché la mandorla salata valorizza questo spumante. Diciamo che c'è nel suo sentore, nel suo aroma, c'è della frutta secca, quindi un po' marencante la mandorla, per cui secondo me è un abbinamento che ci sta molto molto bene. Vi faccio assaggiare anche l'originale, il Rosso Groppello in purezza. Questo vino e questo vitigno ha una storia molto antica, come si diceva prima. È il vino dell'imperatore Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, quindi una volta veniva conferito tutto alla corte di Vienna. Oggi noi lo facciamo in purezza e i nostri vitigni sono coltivati tutti a mano. Sono molto stretti i filari, per cui non è meccanizzabile, e poi non facciamo diserbi, quindi molto molto sostenibile. E infine, quando vendemmiamo, fino a ottobre, primi di novembre, ci affidiamo poi alla luna per l'imbottigliamento, quindi una sorta di credenza popolare di una volta, dei nonni, diciamo, che però applichiamo tutt'oggi. Benvenuti su questa panchina, una panchina gialla come la luce della Val di Non. È una grande panchina, una panchina gigante, vedete che è fuori misura, in un vigneto piccolo. L'abbiamo messa apposta per scelta, perché è simbolo di quella bellezza
da tutelare, e quindi avevamo bisogno di attenzione da dare a questo luogo perché è molto molto fragile, e quindi abbiamo scelto questo progetto che si chiama Big Bench. È stato ideato da Chris Bangle, un designer americano che è venuto nel 2010, se non erro, nelle Langhe, e da lì ha progettato la prima panchina, poi sono cresciute, sono diventate tante, la nostra, la numero 132, la prima del Trentino Alto Adige. Grazie Silvia per averci raccontato la storia di questa panchina, per averci fatto vivere questo scorcio di Val di Non, che io conoscevo già, ma ad Angelo dovevamo farlo vedere. Però adesso, dopo aver mangiato e bevuto un grande groppello, dobbiamo portare Angelo e tutta la troupe a vedere la salita che porta la Forcella di Brez, passando per Tregiovo, dove vi farò vedere un qualcosa di particolare che raramente si vede. Amici, vi do un consiglio: non uscite mai con un ex campione del mondo se è così in forma e se non hai mai smesso di andare in bici. Lo sapevo che succedeva questa cosa. Pronti via, mi ha lasciato qui. Ma da buon velocista so come fare. Io ho sottovalutato Maurizio all'inizio, ma lui sottovaluta la mia capacità di rientrare sullo scollinare. A tutta fino in cima, chi la dura la vince, andiamo! Maurizio, bella croccante questa Forcella di Brez. Abbiamo preso un po' di acqua, però la Forcella di Brez è una salita corta, impegnativa, che dal lato che l'abbiamo fatta passando per il paese di Tregiovo ti lascia qualche tratto respirare, e con le pendenze poi che diventano molto dure, sopra il 10%. È un posto però magnifico perché è da fare, è da vedere. Lì siamo proprio sul confine fra Trento e Bolzano, perché proprio lì sul confine ci sono due paesi: uno è Lauregno, che abbiamo sfiorato, e l'altro è Proves. Sono nella Valle di Non, però sono in provincia di Bolzano. Ma ne valsa la pena perché siamo arrivati in questo posto meraviglioso qui a casa tua. Cos'è questa meraviglia qua dietro le nostre spalle? Questo è il castello di Clès. Siamo proprio a un chilometro dal centro, castello del Baron Clès, e qua dietro c'è il lago di Santa Giustina. Grazie mille Maurizio, è stato un onore per me, ti ho visto vincere che ero bambino, e anche grazie a te. Non dirlo troppo che eri bambino. No, tranquillo, tranquillo, ero un giovane che sognava di fare professionista, e tu sei stato uno dei motivi per cui poi ho scelto la bici, per cui sono onorato, e mi hai fatto scoprire dei posti meravigliosi, come dicevamo prima, quando corri in bici, magari ci passi di qua però non noti certe cose. Venendo qui, questa voglia di spensieratezza, di venire un po' al di fuori delle zone affollate, mi ha fatto scoprire dei posti meravigliosi che fino ad oggi non conoscevo. Grazie. Grazie a voi. Siamo giunti alla fine di questo meraviglioso viaggio. Ho avuto l'onore di essere stato accompagnato da un campione dell'Enfant du Pays, Maurizio von Driest, campione meraviglioso, campione del mondo, vincitore della Milano-Sanremo, che mi ha accompagnato in un viaggio tra meleti, in un viaggio tra pendenze anche importanti, tra castelli e meleti visti alla giusta velocità. Sono passato qui tante volte, ci siamo già stati in Trentino, ci sono passato da professionista, ma oggi ho avuto veramente
il modo di scoprire cose che non conoscevo. Venite anche voi in Trentino Val di Non, un posto veramente, ma veramente molto bello per pedalare. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete a più non posso e ci vediamo sempre qui su Endu Channel per le prossime puntate. Ciao!